Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'attore Gary Sinise ha annunciato la scomparsa del figlio, Makana Anthony Mack Sinise, avvenuta il 5 gennaio all'età di 33 anni a causa di un raro tumore spinale, il cordoma. Attraverso il sito della Fondazione Gary Sinise, l'attore ha condiviso il dolore della perdita e ha espresso il suo cuore spezzato per la tragica situazione. Sinise ha sottolineato quanto sia difficile per i genitori perdere un figlio e ha inviato pensieri a coloro che hanno vissuto una simile perdita. L'attore ha raccontato la lunga e coraggiosa battaglia di Mac contro la malattia, durata 5 anni e mezzo, e ha evidenziato la crescente difficoltà che si è presentata nel corso del tempo. Nonostante il dolore per la sua mancanza, Sinise ha trovato conforto nel sapere che Mac non sta più soffrendo e si è detto ispirato e commosso dal coraggio dimostrato dal figlio. Sinise ha ricordato come Mac amasse i film e come la sua determinazione nel combattere la malattia lo abbia reso simile al protagonista del film 1917. Come il soldato che, nonostante le bombe che esplodono intorno a lui, continua a rialzarsi e a correre avanti senza mai arrendersi. Un esempio di forza e resilienza che ha ispirato e commosso chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. La perdita di Mac Sinise ha colpito profondamente l'attore e la sua famiglia, ma la sua memoria continuerà a vivere attraverso le storie di coraggio e determinazione